dell'invito a parlare, non ho scelto io di parlare, me l'hanno imposto, sia chiaro, ma è stata gradita questa forma un po' violenta di farmi venire qui e ritrovare un curioso spirito completamente dimenticato dei miei anni più giovani, quando ero alla Casa di Cultura. E la politica era una specie di rassegna di urgenze filosofiche relative alla società, ma trattata con determinati principi di analisi che erano ovviamente interessanti. Insomma, uno dice, bene, questo non è un convegno di rilancio di un'azione politica, è un convegno di filosofi. Naturalmente la cosa è critica, perché io sono arrivato ai miei 80 anni col triciclo senza essermi mai accorto che l'intelligenza sia vittoriosa. Non è vero. Essere intelligenti è una delle forme più segnate per arrivare a sconfitte storiche clamorose. Ora, qui ho sentito delle cose molto interessanti. Quello che mi interessa di più, perché è un pensiero che mi assilla da diverso tempo, è la nascita del fascismo all'interno degli irredentismi della prima guerra mondiale, che in realtà porta più indietro, e cioè al nostro concetto, al concetto assimilato nel mondo moderno, dell'idea di nazione. Se non c'è l'idea di nazione, non c'è neanche l'idea di irredentismo. E allora uno dice, ma forse sono migliori i luoghi dove si realizza una entità, una qualità statale slegata dall'idea di nazione. E badate, non verso il piccolo, ma verso il grande, perché verso il piccolo vanno già i leghisti per conto loro, no? Cioè verso il più, che abbracci più consensi, più prospettive, eccetera. Questa idea della nazione è stata la base del fascismo. Insomma, perché uno che è italiano deve pregare davanti alla effigie di un italiano, ripetere a se stesso battendosi il petto, sono italiano, amo la patria. Ma la patria c'è, tutti ce l'abbiamo, è il luogo dove siamo nati, il luogo dove abbiamo attraversato le fasi della nostra esperienza che ci hanno portati ad avere una certa concezione del mondo. Bene, io fin da ragazzo sono stato un grande lettore dell'antologia della Rivoluzione Liberale di Gobetti. Veramente un lettore anche dei minimi, c'erano dei giornalisti di straordinaria qualità all'interno di quella rivista ed è una cosa da rileggere. E a quanto ricordo non c'era mai questo concetto di nazione se non nel senso del limite. E cioè Gobetti parla della nazione per parlare del modo come noi non riusciamo a risolvere determinati nostri problemi. Quindi ha della nazione un'idea, per usare puramente come metafora fotografica, il linguaggio fotografico, al negativo. Dice l'Italia è quel paese in cui non si fa questo o si fa questo in maniera sbagliata, eccetera. E cioè, importante questa configurazione mentale
che ha argomenti dell'idea di nazione. E perché leggevo Rivoluzione Liberale? Perché io ero socialista e il mio maestro si chiamava Lelio Basso. Lelio Basso aveva nei congressi socialisti di Vicenza lo 0,01 di consensi, cioè il voto mio e di mia moglie, che però non capiva molto, perché io dice, quello che mi affascinava di Lelio Basso, dire queste cose oggi a distanza di tempo, sembra assurdo, era l'austromarxismo, cosa che è come un ignoto, perché se a uno chiede, tu sai cos'è l'austromarxismo, dice, boh, cos'è l'austromarxismo? Allora io gli spiegavo le teorie di Kautsky e l'unica cosa che il mio interlocutore sapeva era il traditore Kautsky. Rinnegato. Perché era quella la letteratura che attorniava il personaggio. Poi litigavo con Basso perché Basso sceglieva sempre le soluzioni più estremistiche dei problemi. Una volta mi aveva detto, sta attento Fernando, diffida sempre di chi grida al fuoco, perché diventerai vecchio e ti ritroverai a fianco con un pompiere, noto proverbio. Allora io dicevo, ma tu dopo che mi hai insegnato questo, sei sempre con le soluzioni più estreme? Diceva sì, perché una delle forze della democrazia liberale è difendere anche chi rappresenta le situazioni più incendiarie. E questa è stata una cosa che per me è stata molto importante. Se c'è da difendere, non per il suo modo di agire, ma per il suo modo di esprimersi e di denunciare le cose, un estremista, io penso che un vero liberale democratico debba essere sempre presente. Il primo liberale che io ho conosciuto nella mia vita, avevo 17 anni, era il 27 o il 28 del 1945, si chiamava Meme Pisoni. Ed è qua. Allora, Meme Pisoni l'ho conosciuto così, all'imbocco di via dove c'era la libreria di Virgilio Scapini, c'era un bar, Dorode, c'era un bar, e sul bar, a guardare i passanti, c'era sempre Meme Pisoni. Una volta... Lì passanti. È vero, comunque gettava occhiate molto vive verso certi suoi obiettivi che io ricordo adesso vagamente. Finché un giorno l'ho visto staccarsi, attraversare il marciapiede e dare due sonori ceffoni a un signore che avrà avuto 20 anni più di lui. Lui era giovane, aveva qualche anno più di me, ma non molto infatti. E gli ha detto, come si fa vedere in giro 3 giorni dopo che è finita la guerra, non si vergogna, insomma dava schiaffi a un fascista. Tanto tempo dopo ho pensato, beh, è un liberale che aveva qualcosa da vendicare per quanto riguarda argomenti e ha dato se sbaglio. Voglio dire che esiste una forma di violenza intellettuale che noi dobbiamo sempre considerare col massimo rispetto. L'intransigenza è una forma di violenza intellettuale. Ebbene, quello che io ho sempre amato del gobettismo è che non era pacifico o paciorno, era un movimento violento. Violento nella sua essenza spirituale. Ed è molto importante questo, perché altrimenti noi siamo sopraffatti dai furbi e da quelli che sono più violenti di noi, anche perché l'indice di violenza uno non lo può creare al momento,
o ce l'hai per nascita, per vocazione, oppure non lo trovi. Dire di no, per esempio, a determinate cose, ho notato nella mia esperienza, è una delle cose più difficili. E Gobetti era uno che diceva di no. L'idea di un uomo che dice di no con tanta ostinazione, senza cedere mai, quando nemmeno il bravissimo, per me, Scalfari, ha i suoi cedimenti e diventa ogni tanto troppo buono, è una cosa da considerare. È da considerare questa grandezza che ha caratterizzato questo uomo. Quindi sono stato felicissimo di trovarmi qui, perché ho sentito tante cose del passato, ho riflettuto. Io ho conosciuto l'unico gobettiano reale della mia vita. Era un vicentino che non ha storia, però ha creato due o tre filosofi che attualmente occupano sedi universitarie, istruendoli in una determinata prospettiva del loro lavoro. Si chiamava, è morto, Mario Sabatini. E molti di voi lo ricorderanno, i vicentini. Mario Sabatini veniva considerato un sovversivo, un marxista. Non era vero, era un liberale. Tanto è vero che c'era anche una filastrocca che noi ragazzi ripetevamo, che faceva Sabatini, liberale. E dicevamo questa cosa con tono irrisorio, senza capire la profondità con cui lui perseguiva i suoi obiettivi. Era odiato da tutti, non ha mai risparmiato nessuno e ha sempre detto, perché anche qui ci vuole un po' di intelligenza e di fortuna, delle cose giuste. La sua critica a situazioni e persone era straordinaria ed esatta. Bene, io adesso chiudo questo mio breve intervento, sperando di non avervi delusi, ricordando il gobettiano Mario Sabatini, che a molti di noi ha indicato la strada e ha dato un significato alla nostra azione politica. Grazie. Cedo la parola, ma sarò avrete 3 minuti, perché volevo fare due domande agli amici di Nessuno Escluso e anche agli amici liberali, diciamo, da questo punto, Carla in cinque, e perché abbiamo, sono veramente contento, perché non immaginavo che esistesse un liberale. Nel senso che esistesse un circolo che con accanimento, passione e forza discute di queste questioni. Per esempio a Torino io non credo che esista una realtà di questo tipo, politica, voglio dire. Volevo dire una cosa, vado per punti. Il riformismo, questo volevo che però Zanone lo ascoltasse, il riformismo di Gobetti, l'antiriformismo di Gobetti. Allora, una cosa, questa è un'osservazione di carattere storico, le altre sono proprio un'osservazione di carattere politico, cioè quindi parliamo di politica. Quella di carattere storico, il libro di Piero Gobetti, La rivoluzione liberale del 24, è il capolavoro politico di Piero Gobetti, non è un'antologia, è un libro importante che lui costruisce nel corso di un intero anno, e la genesi di questo libro viene fuori benissimo dal carteggio Monofondo, Rodolfo Mondolfo, che ha curato Piero Gobetti. Le lettere di Rodolfo Mondolfo e Piero Gobetti sono state curate da Roberto Bobbio, ed è uno dei pochi meriti, diciamo, del centro Gobetti ha. Il libro, non so dire adesso esattamente come nasce la proposta, se è Mondolfo che lo fa a Gobetti o Gobetti che la
la fa Mondolfo, ma i due erano già viene fuori all'interno di una corrispondenza tra i due che era precedente, perché Mondolfo ha pubblicato alcuni dei suoi, o forse Gobetti gli ha rapinato alcuni dei suoi articoli dal grande libro di Mondolfo, Significato e insegnamento della rivoluzione russa, che Gobetti pubblica sulla rivoluzione liberale. E per esempio nel testo che ho preparato per oggi e che non ho avuto modo di riferire, c'è un articolo che si chiama Il liberalismo in Italia, che esce nel 23 e che è sulla rivoluzione liberale, che è l'anticipazione del capitolo che poi va nel libro. E tutti i grandi, tutti i capitoli di questo libro vengono anticipati sulla rivoluzione liberale, dai repubblicani, ai comunisti, ai socialisti. Quello che è interessante, si lega al riformismo, è che nella trasposizione tra come gli articoli vengono proposti da Piero per la prima volta sulla rivista e poi vengono portati nel libro, c'è un processo di sedimentazione molto forte che è alimentato anche per esempio dal colloquio con Mondolfo. Mondolfo per esempio c'è delle vetrici, ma insomma Mondolfo non poteva condividere i giudizi durissimi di Gobetti su Turati, e lui lo invita in un qualche modo ad attenuarli, cosa che Gobetti fa e che Bobbio fa vedere ci sono queste modificazioni. Un'altra, per esempio, un'altra grande differenza, tu mi hai detto un esercizio pro veritate, un'altra grande differenza tra gli articoli e il libro: nel libro, nelle parti dove Piero parla del marxismo, gli elementi di messianismo, di sorellismo, anche di violenza intellettuale e politica, sono molto attenuati. Ma però voglio smettere i panni, diciamo così, dello storico. E su Giolitti? Su Giolitti, qui Scalino potrebbe dire molto di più, c'è anche verso la fine un tendenziale ripensamento. E poi, e questo si lega a una delle domande che volevo fare a Nessuno Escluso, c'è anche un ripensamento o un confronto di Piero verso il socialismo. Perché è vero che Gobetti è un antiriformista, era un antiturdatiano, un antisocialista, ma lui sa distinguere per esempio tra Turati e Matteotti, cioè il saggio che fa su Matteotti nel libro, nelle parti dove Piero parla del marxismo, gli elementi di messianismo, di sorellismo, anche di violenza intellettuale e politica, sono molto attenuati. Ma però voglio smettere i panni, diciamo così, dello storico. E su Giolitti? Su Giolitti, qui Scalino potrebbe dire molto di più, c'è anche verso la fine un tendenziale ripensamento. E poi, e questo si lega a una delle domande che volevo fare a Nessuno Escluso, c'è anche un ripensamento o un confronto di Piero verso il socialismo. Perché è vero che Gobetti è un antiriformista, era un antiturdatiano, un antisocialista, ma lui sa distinguere per esempio tra Turati e Matteotti, cioè il saggio che fa su Matteotti viene presentato come un campione del riformismo, cioè il Matteotti che elogia Piero è tutto sommato... Allora le domande sono queste sulle due tesi. No, lo voglio fare perché siccome lui mi hanno detto che si sono avvalsi di un articolo che ho scritto e che io non manco mi ricordavo più, che è un articolo che è uscito sulla rivista di Forlì. Questi sono i, come si potrebbe dire, gli incerti della rete, che si chiama una città, una lista di Forlì, cioè più che un articolo è una conversazione, che non dà il titolo Il senso della lotta, che effettivamente parlava molto della lotta di classe. E allora le due tesi, a me quella lì sull'intransigenza
anche se voi vi siete ispirati più a Otto di classe, una cosa che ho scritto, mi sembra più, come dire, formulata meglio in questo senso, nel senso che se per intransigenza si intende l'individuazione, questo mi pare il significato di quella tesi, di un nucleo di valori liberali, che sono i valori dello Stato costituzionale, i valori dello Stato laico, i valori del costituzionalismo, diciamo così, e sono valori rispetto ai quali no, c'è una difesa intransigente, nel senso che in nessun caso su quei valori si può transigere o andare a cedimenti. A me questa sembra una grande tesi gobettiana e anche una grande tesi liberale. Nel pensiero di Gobetti l'intransigenza non è solo questo, cioè non è tanto solo questo, ma però invece sulla lotta di classe, cari amici, se non si può introdurre l'idea di lotta di classe in un manifesto liberale. Mi sono dimenticato prima, ma a proposito di intransigenza, volevo avvalermi di quel richiamo che ha fatto Scavino stamane alla disperata volontà. Quello è l'atteggiamento psicologico importante. Sì, nel senso che nel caso di Gobetti è un atteggiamento personale. Cioè disperata volontà di emergere. È uno stile di vita, non è far valere le proprie ragioni. Sì. Però comunque la si può riformulare. Allora, noi abbiamo fatto tutta una discussione storica e politica dove, diciamo così, c'è un terzo soggetto tra il liberalismo e il comunismo, che secondo me è stato trascurato e che andrebbe ripreso, e che è il socialismo. Ora, se si vuole introdurre, fare un manifesto liberale che pone al centro la lotta di classe, guarda a sé e quindi vede la lotta di classe, quali che siano i soggetti che nuovi che si confliggono tra di loro, beh, se non si parla di una qualche forma di socialismo, io non capisco di cosa stiamo parlando. D'altra parte è anche un po' io non poi sono dell'idea che sulle spalle di Gobetti nel corso degli anni sono state messe troppe cose anche a sproposito, e a partire dal Partito d'Azione, che ce ne ha messe troppe cose su quelle spalle, mi ha visto troppe cose che forse non c'erano. Ma questa è un'osservazione che prescinde anche da Gobetti, cioè è possibile un socialismo liberale? Lo chiedo anche a Zanoni, che tu sei un esperto di Liblab, no? Il liberalismo c'entra qualcosa con il socialismo? Sì. Sono due cose antitetiche? No, cioè, sul terreno del pragmatismo è possibile. No, beh, forse sì, forse no, non lo so. Comunque la mia domanda è questa qui. I liberali... È una formula pragmatista contro l'ideologismo. Ma cosa, il socialismo o il liberalismo? Il socialismo liberale, il social liberalismo, la storia del socialismo liberale, le domande che io inviterei Matteo e Colla sono queste due: una è i rapporti con il socialismo, e l'altra, è quello che Marzo stamattina ha usato spesso la parola i liberaloidi. Allora, perché in Italia ha vinto il liberaloidismo? Dove stavano i liberali? Questa è una cosa mica da poco. Io ero in Senato per il PD. Non lo so. Dov'è che stavamo? Stavamo dall'altra parte. Voglio dire, un esercizio. Non lo so. Non è che un po' di autocritica su sta roba. Comunque, c'è anche Scavino. Vieni. Marco, rapidissimamente. Anche perché c'è il professor Franco Sbarberi che sta già cominciando a tremare perché lui ha un treno. Anch'io sono con loro e dobbiamo, però cerco proprio di essere telegrafico, ma sono in parte perché sono stato chiamato in causa su questa cosa che chiedeva Valerio Zanone sul giudizio su Giolitti. Questo è sicuramente un campo di studio da approfondire. Non c'è dubbio
che anche per quanto riguarda la figura di Giolitti e il periodo giolittiano, cioè il primo quindicennio del Novecento, i giudizi di Gobetti sono cambiati nel corso del tempo. Questi giudizi del 1919, soprattutto durissimi, non cambiano nel corso del tempo. Nel volume La rivoluzione liberale, l'ha citato qualcuno, ha citato un brano su un apprezzamento tutto sommato del primo quindicennio del secolo. Però questo rimanda sicuramente a una questione più generale e che tocca il mondo liberale italiano, e cioè una parte che comunque viene ascritta a torto ragione all'area liberale, quella di ascendenza culturale vociana e via dicendo, era ferocemente antigiolittiana e non ha mai rivisto il giudizio. Stamattina Enzo Marzo, secondo me, ha fatto un riferimento un po' impreciso quando ha parlato della famosa polemica dopo la Seconda Guerra Mondiale tra Croce e Parri. Beh, quello è veramente una pagina da andare a rileggersi, perché è illuminante. Su cos'era la polemica? Perché Parri alla Consulta si era permesso di dire che l'Italia sul cammino della democrazia era ai primi passi, perché non c'era mai stata nell'esperienza italiana, per quanto liberale, l'avvio di un percorso democratico. Non l'avesse mai detto. Benedetto Croce ha preso cappello e il giorno dopo ha voluto intervenire anche lui alla Consulta per precisare una visione di tipo diverso, e cioè che la storia dello Stato liberale italiano era stata, lui diceva, una continua e mai interrotta ascensione verso la democrazia. E che voleva dire il giudizio del libro di Croce, del famoso libro della fine degli anni 20, La storia d'Italia dal 1870 in poi. Ma su quel giudizio lì era politicamente, era dirimente, o per l'una o per l'altra. Gli azionisti erano tutti d'accordo con Parri nel dire l'Italia ha avuto, Parri così ha detto la Consulta, noi prima del fascismo in Italia abbiamo avuto sicuramente un sistema liberale ma non un sistema democratico, perché le due cose sono in parte diverse. Però detto questo, volevo fare qui davvero telegraficamente, ma credo di 3 minuti di averli ancora, una domanda agli amici liberali, un po' come faceva Pietro prima. Io non sono di cultura politica liberale, non mi definisco un liberale, però mi domando, non c'è un limite di fondo dal quale il liberalismo fatica ad emanciparsi, e spiego quale. Quando si parla ancora oggi, perché parlo dell'attualità del liberalismo, quando si parla dei diritti di libertà, per rifarmi alla classica distinzione tra diritti di libertà e diritti sociali, quando si parla di diritti di libertà e sostanzialmente di diritti dell'individuo, il liberalismo è avanzatissimo e ancora oggi ha delle battaglie sulle quali ha da insegnare a tutte le altre correnti politiche attive. Quando si passa a parlare di diritti sociali, cioè di diritti che non attengono al singolo individuo ma a gruppi o categorie sociali, io ho l'impressione che il liberalismo, anche qui non guardiamo solo la dimensione italiana, guardiamo anche una dimensione europea. Io ho l'impressione che il liberalismo fatichi a liberarsi da quei pregiudizi, da quel giudizio di fondo per cui l'ideale del liberalismo sembra pur sempre quello che lo Stato debba essere niente più o poco più che l'arbitro, che poi lascia i gruppi sociali liberi di vedersela fra di loro. Cioè il liberalismo, ancora oggi, secondo me, viene visto come quello che comunque condanna l'eccessiva invadenza dello Stato, l'eccesso di legislazione in materia sociale e previdenziale, l'eccesso di burocratizzazione, non le degenerazioni della burocrazia che sono sotto gli occhi di tutti, ma il principio. La mia domanda è così o non è così?
ma è questa ambiguità che consente, ha consentito anche negli ultimi 30 anni, da Ronald Reagan e Margaret Thatcher in poi, di usare il termine liberale per indicare... No, Reagan e la Thatcher non potevano, anzi, è la L-word. Beh, oddio, no, Reagan, il mio è un eccesso, sulla Thatcher, se permetti... Liberali inglesi erano opposizione della liberali inglesi, ecco, però sbaglio o non sbaglio, non c'è Graham Watson che potrebbe, ma noi il partito liberale era l'opposizione della Thatcher, ma è stato usato il motivo retorico, non solo in Italia io credo, il motivo retorico per cui faceva parte di una rivoluzione liberale tutto ciò che andava a ridurre l'eccessiva invadenza dello Stato nell'economia. Eccessiva, ha detto. L'eccessiva invadenza, sì, argomento retorico, vuol dire cancellare l'IRI, vuol dire privatizzare le ferrovie. Quello è stato... Appunto, se, allora, vedete che mettendo il dito su questa cosa... Che cos'è il liberalismo? Io ho posto la domanda, nel senso che io non essendo di cultura liberale, però mi pare che il problema sia questo. Quando parliamo dei diritti di libertà siamo tutti d'accordissimo. No, ma non è. Quando parliamo dei diritti sociali, non tanto. Vabbè, è una sua opinione. Vabbè. Okay. Okay. E perché io non sono liberale, appunto. Sono rivendicare un attimo, no, posso fare le conclusioni? No, concludo perché c'è molta gente che deve andare via. Beh, comunque, come sempre, quando si è sulla via della conclusione, arrivano i momenti topici della giornata, no? E anche oggi non abbiamo smentito questa tradizione. Però, quando eravamo giovani. Esatto. Allora, io vorrei innanzitutto ringraziare gli amici del Centro Studi Gobetti, gli amici relatori, Valerio qui, Graham che è appena andato via, Franco Sbarberi, Pietro Polito, Marco Scavino, Claudia, che ha letto il messaggio di Carla Gobetti e che pazientemente si è sorbita questa logorrea da parte di questi maschioni che probabilmente altre cose non sono così bravi, ma probabilmente nel parlare sì, e quindi va bene. Però, perché in Italia, si commentava prima con Graham, lui ha i dibattiti spesso nei paesi anglosassoni, allora si fanno interventi brevi, e possibilmente domande ancora più brevi. In Italia invece le domande non si fanno, gli interventi sono lunghissimi. È così. E purtroppo è così, però noi siamo italiani. Io invece cercherò di essere estremamente breve nelle conclusioni, come credo di esserlo stato questa mattina nell'introduzione. Non perché sia anglosassone, perché credo di essere più terrone di tutti quanti voi messi assieme, quindi non è questo, è proprio per rispetto per chi deve andare via e per chi è rimasto fino adesso. Chiariamo alcune cose. Il convegno di oggi serviva, l'avevo detto, pensavo in modo chiaro questa mattina, a fare un reset, a cercare di capire. Noi abbiamo avuto una democrazia negli ultimi 20 anni che è stata massacrata. L'esempio che con Paolo facciamo spesso sulla nostra idea di intransigenza, che non è bene, magari non sarà molto raffinato come la tesi che poi alla fine è stata scritta, ma è molto semplice. La democrazia è un castello di carte, levi una carta, crolla il castello. In questi 20 anni di carte non è stata levata una, ma ne sono state levate molte. E la soluzione sono tecnici da una parte, quindi la sconfitta della politica, che governano, e dall'altra un paese che deve ridefinirsi, dalla legge elettorale in poi. Le stesse riforme costituzionali sono necessarie perché quelle introdotte nel 2001 stiamo già vedendo gli effetti deleteri nel sistema regionale che stanno comportando. Quindi siamo una democrazia della macerie, derivata da vulnus che sono stati inseriti perché non c'era uno Stato liberale che consentiva ai cittadini di evitarsi certi candidati e certi premi. Questo è
la prima cosa, per cui a noi interessava molto sentire voi storici, sentire anche i pareri degli altri per capire che tipo di reset, a che livello dovevamo mettere il reset. Altra cosa, noi invitiamo caldamente gli amici del Centro Studi Gobetti, coorganizzatori, a leggere il nostro manifesto, altrimenti non si spiegherebbero se no certe domande, soprattutto l'ultima di Scavino. Io ve l'ho dato dopo, ve l'ho dato ieri sera per la verità, e vi avevo invitato di leggerlo via web, ma la risposta a Marco Scavino è molto semplice, è contenuta in una delle nostre tesi, credo che sia la quinta di questo piccolo sillabario della nostra idea, ed è questa: tutte le persone devono essere trattate egualmente e deve essere assicurata a tutti un'effettiva eguaglianza di opportunità. Quindi la società deve prestare maggiore attenzione a coloro che sono nati con meno doti o con posizioni sociali meno favorevoli, riparando i torti dovuti al caso. La liberazione degli svantaggi ingiusti è il fine del nostro concetto di Stato sociale. CFR, Ralph Dahrendorf, scusate, John Rawls. Quindi, no, secondo noi è una concezione di riparazione degli svantaggi ingiusti che il movimento... Esatto, il principio di riparazione di John Rawls non era sicuramente... Avete un'idea premoderna del socialismo? Noi ce l'avremo premoderna, però la cosa interessante è che John Rawls era scritto nei pensatori liberali, per cui di conseguenza... può essere questo un ottimo punto di partenza e non di arrivo, sicuramente. A noi interessa ripartire e in effetti abbiamo chiesto a Franco Sbarberi di aiutarci, visto che sta proprio lavorando su questo, di portare tutti i ragionamenti che abbiamo fatto rawlsianamente, nessuno escluso, a Mattia Segni, non a caso. E lo ha spiegato bene prima Paolo Colli. Ma tutto il dibattito odierno, tutte le tesi che sono state portate, essendo noi liberali e quindi essendo coltivatori di quella bellissima cosa che è il dubbio, non abbiamo certezze assolute ed è un continuo, come è stato detto prima benissimo da Graham Watson, un work in progress continuo, un continuo aggiornamento del pensiero, una continua elaborazione, un continuo farsi domande. Noi non vogliamo arrivare a un punto decisivo e per cui da lì poi siamo tranquilli che non ci si muove più, anche perché è possibile che nei prossimi mesi arrivi un altro Steve Jobs a cambiarci la vita, come all'inizio del Novecento per molti di noi è arrivato Piero Gobetti a cambiarci la vita. Grazie a te. Ma è un'eccezione.